Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 9 luglio. Vediamo subito i temi fondamentali sui giornali, ma ce n'è soltanto uno fondamentale sui giornali e riguarda i Benetton declinato in maniera diversa. Allora, vorrei fare una premessa per quelli che forse seguono la zuppa da poco. La mia simpatia nei confronti dei vecchi Benetton, alcuni non ci sono più, è pari a zero, non sono mai riuscito a intervistarli, hanno quest'aria snobistica nei confronti di noi cialtroni di destra, insomma devono farsi perdonare le loro ricchezze, sono amici di quell'ubriacone di Oliviero Toscani, in cui vogliono sempre, il loro intento è quello di épater les bourgeois in ogni caso. Hanno gestito malissimo dal punto di vista della comunicazione, delle scuse, come si chiama? Il crollo del Ponte Morandi, dove sono morte 43 persone, e probabilmente hanno gestito anche in maniera, diciamo, un po', come possiamo dire, un po' poco concorrenziale, oligopolistica nel migliore dei termini possibili, insieme ad altri gestori delle autostrade italiane. Fatta questa lunga premessa, il governo oggi me li sta quasi rendendo vittime. Ma ve lo dico veramente, me li sta quasi rendendo vittime, perché il modo con cui il governo si sta comportando nei confronti di questa famiglia è un modo allucinante. Vi ripeto, io penso che non è il caso Riva, in cui abbiamo sottratto illegittimamente un'azienda a una famiglia che per ora è del tutto innocente, ma un po' ci siamo, perché voglio capire fino a quando verrà dimostrato, giudiziariamente che loro sono colpevoli, possiamo anche un po' ragionare, ma nel frattempo decidiamo, perché non è possibile che sono passati 2 anni, lo scrive anche Massimo Giannini oggi sulla stampa, ma non è l'unico, sono passati 2 anni, lo scrive Sallusti, lo scrivono Cappellini, praticamente tutti quanti gli editorialisti scrivono una cosa fondamentale. Sono 2 anni che l'avvocato del popolo ha detto che avrebbe tolto le autostrade alla concessione autostradale fino molto prima della giustizia, perché avrebbero fatto loro una scelta di togliere le autostrade a questi qua. Sono stati veramente dei dilettanti allo sbaraglio, ma dei dilettanti allo sbaraglio che stanno facendo dei danni enormi al sistema economico italiano, e tra poco li vedremo. Quello che è successo ieri, motivo per il quale ho fatto questa lunga premessa sui Benetton, è che sono venute 2 cose che le riguardano. La prima è la Corte Costituzionale ha deciso che il ricorso dei Benetton, che si erano opposti al fatto che la ricostruzione del Ponte Morandi vedesse i Benetton esclusi dalla gara, e questo ha detto la Corte Costituzionale è una cosa che si poteva fare. Dall'altra, però, il Ponte Morandi, una volta ricostruito, è stato affidato a chi poteva affidarlo? Ad De Micheli, ministro dei trasporti, se non ai Benetton, che sono i concessionari del pezzo prima e del pezzo dopo del Ponte Morandi? A Babbo Natale poteva concederlo? Come si sarebbe pagato il pedaggio per quel ponte che comunque è costato un mucchio di quattrini? Cioè, adesso che fanno tutti quanti i fenomeni, a chi lo poteva dare la De Micheli? Il punto fondamentale, come spiega Massimo Giannini oggi su Repubblica, è che la De Micheli ci ha detto che a febbraio di quest'anno era già, intanto in grande ritardo, finito il dossier e concluso il dossier su chi affidare la concessione di quei 3.000 chilometri, mi sembra, di autostrade che oggi sono affidati ai Benetton, o i 500, o i 600, o i 700. Cioè, questo governo non poteva che affidare ai Benetton il Ponte Morandi, posto che sono 2 anni che non ha scelto a chi affidare le concessioni delle autostrade. Non è che poteva arrivare Porro e dire: sì, io gestisco il Ponte Morandi. Cioè, siamo dei pazzi. Il titolo più divertente oggi è quello che fa la verità: Grillini sotto il ponte, Benetton sopra, perché è evidente che l'imbarazzo più grosso è fatto da quella componente assurdamente populista, ma devo dire che la Lega su questo del ponte ci è andata in maniera molto simile, contro i Benetton, fatta dai Grillini, che non hanno capito che pesci prendere, perché Sallusti dice: il governo è un governo di solo annunci, non c'è alternativa ad autostrade, perché non è che si può tenerla nel limbo per 2 anni senza trovare un'alternativa, perché se no nel limbo ci rimarrà per i prossimi 10 anni. L'alternativa, in realtà, quella che oggi alcuni giornali mettono, è quella di mantenere autostrade, perché si sono accorti che non possono togliere la concessione autostrade, ma far sì che autostrade vada in minoranza, cioè i Benetton vadano in minoranza nel controllo di autostrade. Mi spiego meglio: chi gestisce le autostrade? Sempre la società autostrade. Di chi è la società autostrade? Non più dei Benetton, ma della CDP, della Cassa Depositi e Prestiti, F2I, e
e Benetton in minoranza. In questa maniera si spera di aver migliorato tutte le cose. Fino a 6 mesi fa dicevano che invece le autostrade dovessero essere gestite dall'ANAS, quella per cui cadono i ponti, anche per lei cadono i ponti, grazie a Dio in lockdown e grazie a Dio senza morti. Ma questo non vuol dire che l'ANAS sia in grado di spendere tutti quei soldi che le hanno dati, forse per ignoranza, per incapacità, forse Benetton invece per avidità, ma il punto è un altro. Il punto è che non si possono fare annunci su una questione fondamentale come le autostrade, perché, come dice oggi bene Toti in un'intervista al Sole 24 Ore, alla fine farà causa allo Stato. Perché questa idea di poter fare a meno dei privati o anche dei pubblici e di fare soltanto annunci, cosa ha creato? Ha creato che qua in Liguria non è praticamente possibile circolare, perché questi geni del Ministero dei Trasporti, perché loro sono dei tosti, duri e puri, tanto lo stipendio glielo paghiamo comunque, hanno deciso che ora ci vuole la massima sicurezza nelle gallerie, nei viadotti. Dopo che è caduto il ponte, dopo che non hanno controllato per 30 anni, ora ci vuole la massima sicurezza. A partire da quando? Dall'ultimo mese. Esattamente in concomitanza con che cosa? Con le vacanze estive. Distruggendo che cosa? L'unico porto italiano che cercava di funzionare era quella di Genova. Tanto il funzionario pubblico non pagherà mai di queste sue scelte, ma sarà responsabile perché difenderà la sicurezza degli italiani, laddove sono morti 43 italiani per colpa dei cattivoni di Benetton. Insomma, è questa l'Italia. Per cui nessuno ovviamente si assume una responsabilità, men che mai la politica e men che mai i burocrati pubblici. Ebbene, fa Toti dire: ah sì, ci avete ridotto in questa condizione, mo ve la faccio pagare, almeno provo a farsela pagare. Direi che oggi il titolo più importante è chiaramente appunto questo, cioè quello dei Benetton, con tutti i giornali che ovviamente da qualsiasi parte li prendi dicono che la situazione dei Benetton è imbarazzante, ma quella del governo è ancora di più, anche perché una soluzione bisognerà trovarla. A proposito di Cassazione, un pezzo che probabilmente in pochi leggono, perché Il Riformista non è uno dei giornali più letti d'Italia, ma è quello che ci dà la luce su quello che avviene in tutti i giochi di potere palamareschi. Beh, il primo presidente di Cassazione, il magistrato più importante italiano, andrà alla sinistra. È quello che dice, come si chiama, Sansonetti oggi sul Riformista, perché verrà eletto Petro Curzio, che è un giuslavorista, un esperto di diritto del lavoro e che un magistrato del lavoro, e che probabilmente verrà nominato dal CSM, che ha avuto ora una maggioranza di sinistra dopo che si sono dimessi i cinque magistrati moderati per lo scandalo Palamara, mentre i due che oggi dovrebbero dimettersi dalla sinistra, col cavolo che si dimettono, e riescono intanto, prima di dimettersi, se mai si dimetteranno, a eleggere il primo presidente della Cassazione, un loro, diciamo, uomo di sinistra. Fantastica l'idea del decreto di sicurezza che verrà cambiata, ne parlano tutti i giornali. Ci sarà un ripristino del sistema della protezione per i richiedenti asilo e rifugiati, come se questo fosse il problema in Italia. Il problema in Italia non è i richiedenti asilo e rifugiati, parliamoci chiaro, sono migliaia di disperati che arrivano qua perché cercano lavoro in un momento in cui il lavoro non c'è, grazie al Covid e alla follia e la paura collettiva del Covid. Adesso ce la facciamo sotto e non li vogliamo, come se prima non portassero ugualmente malattie, influenze, polmoniti, altre malattie normali dai paesi poveri potrebbero arrivare, come soprattutto se non ci fosse un disagio sociale che nasce nell'immettere in maniera non controllata decine di migliaia di persone in un paese che non ha lavoro. Oggi questa diventa una bomba atomica, però oggi non gli piace con la scusa del Covid, ma questo non toglie che il decreto sicurezza si deve rifare, perché come il ponte il grande annuncio è che si deve rimettere a posto il decreto sicurezza. Ma la cosa che più mi fa arrabbiare è che si riducono le pene per l'ONG. Allora, chiunque faccia un mestiere imprenditoriale in questo paese sa che se sbaglia se canna una robetta ci sono pene mostruose, pecunarie, penali, amministrative, ma le ONG no, per carità, poca roba, perché le ONG sono buone e fanno cosa buona e giusta, più per esempio di chiunque produca un bene alimentare che venga poi alla fine in piccola parte, per esempio, verificato con un'origine diversa rispetto a quella raccontata, praticamente ti chiudono, mentre invece se l'origine raccontata viene certificata dalle ONG, noi rispetto agli esseri umani noi siamo tutti d'accordo. Beh, l'altra grande questione di giornata, più culturale che politica, è questo manifesto dei 150 intellettuali anche di sinistra che si lamentano del fatto che c'è un'intolleranza totale nei confronti del pensiero diverso, un folle illiberalismo che sta veramente diventando insopportabile. Rampini dice: la nuova caccia alle streghe è promossa oggi dalla sinistra radicale, la cancel culture, la chiama Gaia Cesare, come abbiamo visto l'altro giorno, cioè l'idea che non si possono dire cose che non siano politicamente corrette. Oggi il Feltrino dice: beh, insomma, se Spike Lee, che è Spike Lee, quello che parlava di negri,
italiani, razze, drogati, lesbiche, che aveva tutto il gergo, insomma, della strada e che ce l'ha raccontata nei suoi film. Oggi, dopo aver dato solidarietà a Woody Allen, ha dovuto ritirare la sua solidarietà perché è stato politicamente scorretto dare solidarietà a Woody Allen, il mostro degli abusi sessuali, perché così oggi è raccontato Woody Allen. Beh, dice il Feltrino, preferisco lo Spike Lee di un tempo. Io preferisco lo Spike Lee anch'io di un tempo, però questi intellettuali cagasotto che non hanno il coraggio delle proprie idee, delle proprie solidarietà, mi fanno schifo perché sono dei cagasotto. Quindi Spike Lee che ritira la solidarietà, Woody Allen ha perfettamente ragione, Feltri, è ridicolo, ma per me è anche un cagasotto perché uno deve avere la forza delle proprie idee, cosa che evidentemente Spike Lee non ha più, se l'ha mai avuta. Su questo molto interessante il libro di Agamben, stupendo, intellettuale di sinistra di cui parla oggi soltanto Borgonovo sulla verità, 110 pagine contro il regime sanitario che ci ha importato, per il quale noi per esempio importiamo bengalesi attraverso il mare, però se arrivano con Qatar Airways no. Ma la differenza tra mare e Qatar Airways, ragazzi, non lo scrivono i giornali, sapete qual è? Che quelli che arrivano con Qatar Airways vengono in Italia perché hanno un lavoro, quelli che arrivano attraverso il mare non hanno un lavoro, quindi noi accettiamo quelli che arrivano attraverso l'ONG, ma non attraverso il Qatar Airways perché lì sono malati, cosa vera, mentre l'ONG diamo per acquisito che non lo siano. È una cosa che a me mi fa impazzire, l'idea che tu non accetti i malati, va benissimo, ma io starei attento, come in tutti i paesi civili, di accettare soltanto le persone che hanno un lavoro o sperano di avere un lavoro qua, ma noi non accettiamo i malati, però se arrivano attraverso il timbro dell'ONG accettiamo tutti. È una roba che uno a un certo punto fra 10 anni dirà, ma siete impazziti? Fantastico il pezzo. Per concludere, Jacopo Giliberto che oggi ci spiega che cos'è la TAP. Vi ricordate tutti quei grillini, Barbara Lezzi contro la TAP, avrebbe distrutto le coste pugliesi? Beh, l'hanno aperta. Arrivano ad agosto 10 miliardi di metri cubi, ci rendono indipendenti dalla Russia, ci rendono indipendenti energeticamente dalle fonti fossili, diciamo tradizionali come il petrolio. Vai a vedere costa, entroterra e mare, impatto zero. L'hanno fatto, impatto zero. Grande Jacopo Giliberto che ha la memoria, diciamo, di quello che avviene, soprattutto se segue quello che avviene. Sul Sole 24 Ore sono in pochi ormai quelli che hanno questo atteggiamento pro imprese, anche sul Sole 24 Ore, più interessati a fare i cazzetti loro di agenti delle entrate. In questo caso l'idea che il TAP sia la TAP sia stata fatta e che l'impatto sia zero è una di quelle cose che col senno di poi ci avrebbe dovuto far ragionare su tante opere pubbliche che avremmo dovuto già fare, che non abbiamo fatto per questi geni. Oggi i grillini, ieri la sinistra ambientalista. Bene, direi che per oggi è tutto, ci vediamo domani. Ciao!